Sarà focalizzato sull'economia della montagna, un ponte tra le imprese e il mondo della scuola, per far crescere le start-up e allo stesso tempo aumentare le potenzialità delle aziende già presenti sul territorio. Nuovo importante passo quello compiuto dalle Village by Credit Agricole Valtellina, progetto che darà vita a un vero e proprio ecosistema dell'innovazione, svelato nella storica cornice di Palazzo Sertoli, nel cuore di Sondrio, città che accoglierà le Village. È un progetto su cui stiamo lavorando da mesi, da almeno 10 mesi, da quando abbiamo iniziato a seguire Creval come Credit Agricole, ma soprattutto stiamo cercando di sviluppare quello che è l'economia della montagna, cioè il village è una componente che lavora per migliorare e per sviluppare l'economia della montagna, ma credo che le esperienze che abbiamo fatto, che stiamo facendo, anche le esperienze dei Credit Agricole a livello internazionale ci possano aiutare proprio per lavorare per l'economia del territorio, per l'economia della montagna, per far crescere un territorio che non può essere solo tradizionale, non può perdere i suoi punti di forza, ma deve guardare avanti in una maniera diversa. Ecco, credo che il progetto su cui stiamo lavorando per creare un ecosistema nuovo e diverso sulla Valtellina debba avere questo orizzonte, questa visione, cioè non perdere di vista le caratteristiche importanti del territorio, ma guardare avanti per farlo sviluppare, accelerare, per farlo migliorare se possibile. Anche in vista di un appuntamento unico come le Olimpiadi. Per questo siamo andati a visitare un territorio come la Savoia, che ha vissuto queste esperienze e che vede il territorio della Valtellina anche in ottica Olimpiadi come un gemello su cui lavorare assieme. Ecco, dal punto di vista delle Olimpiadi credo che possiamo anche qui sfruttare la grande forza del territorio, della regione, dell'Italia, tutto quello che arriverà dal punto di vista delle disponibilità, delle attenzioni, possiamo anche fare la nostra parte e quindi sfruttare, ripeto, quella che è la grande forza del gruppo internazionale, capire le esperienze che si sono fatte anche in territori vicini ai nostri e provare a dare un contributo per il territorio, perché questi 4 anni poi alla fine passano, che non siano inutili ma che siano un trampolino di lancio per far crescere il territorio anche dopo le Olimpiadi. Le idee innovative arrivano spesso dai giovani, quindi sarà importante il rapporto con il mondo della scuola, l'università. Sarà importante fare qualche cosa di diverso, rendere il territorio attrattivo, quindi creare una relazione con l'università, creare un ecosistema con chi vive il territorio. Ci sono delle forze molto importanti che si stanno concentrando sul territorio della Valtellina, avremo delle nuove strutture dal punto di vista degli incubatori, avremo dei nuovi progetti, quindi si deve creare, il nostro obiettivo è quello di provare a creare un ecosistema che renda attrattivo il territorio per i giovani in via permanente. Ad oggi la rete dei Village, nata a Parigi nel 2014, conta 43 sedi con oltre 1270 startup partner. In Italia è presente a Milano, Parma e Padova. Sondrio, che lavorerà in stretta sinergia con la struttura milanese, aprirà nella seconda metà del 2022. Ricordiamo che tramite il network di tutti le Village by Credit Agricole in giro per il mondo, finora le circa 1300 startup già accelerate hanno raccolto questo tramite circa 1 miliardo di euro. Le Village, che nascerà in Valtellina, si inserirà dentro una rete già presente in Europa. Oggi sono 43 village in Europa, di cui 3 in Italia e 1 in Lussemburgo. Ci sono anche poli fuori Europa, ad esempio in Stati Uniti, che servono a fare scambi più ricchi. L'importanza è che questi village sono radicati nei territori. Il gruppo Credit Agricole è un gruppo internazionale e ha la potenza di un gruppo internazionale, però è molto decentralizzato, molto radicato nei territori. Ciascun village è diverso perché giustamente tiene conto delle specificità locali e questo è molto importante per creare valore aggiunto e anche creare posti di lavoro. Ogni village ha la sua storia, quindi è calibrato sulle esigenze del territorio. Tutti i village sono legati
Quindi quando una startup ha bisogno di allargare un po' il suo perimetro di sviluppo, possiamo anche metterla in contatto con tutti gli altri 43 village del gruppo, e questo è molto importante. Sindaco Sondrio sarà dunque protagonista di un progetto di respiro europeo. Sì, siamo veramente contenti di questa iniziativa, abbiamo delle aspettative notevolissime. Io sono convinto che questa sia un'opportunità per i nostri giovani, per il nostro territorio, che dobbiamo essere capaci di cogliere. Io credo che un progetto innovativo come questo non possa prescindere dalla scuola. Ne abbiamo parlato ampiamente questa mattina con la presentazione, le start-up, l'imprenditorialità, la connessione con il mondo della scuola e dell'università. Sono tutti elementi che ci vedono fortemente protagonisti. Gli studenti delle scuole di oggi domani saranno i promotori delle start-up di cui questa struttura sarà un incubatore vero e proprio. Lei ha visto le village in Savoia, ecco, la sua impressione soprattutto come quel modello può essere interessante per la nostra provincia? Direi di sì, assolutamente. Innanzitutto mi ha stupito il fatto di tante similitudini tra la Valtellina e la Savoia, perché è una zona di confine, perché ovviamente è una zona che vive di turismo, di agroalimentare, un modo per sostenere l'innovazione e il mondo dei giovani importante. È un progetto molto importante, molto ambizioso, il gruppo Credit Agricola crede nella Valtellina e siamo molto felici che questi dirigenti credano nelle nostre potenzialità, e questa è una cosa molto bella. I BIT accorciano le distanze e la qualità della vita che caratterizza la Valtellina è un elemento chiave, concetto sottolineato da Fabrizio Capobianco, imprenditore di successo sondriese. Dopo 23 anni nella Silicon Valley è tornato nella sua terra. Cioè lavoro per un'azienda della Silicon Valley, ma sono in Valtellina. Questo perché posso farlo. Oggi si può lavorare da remoto, si può lavorare da casa. E quindi lavoro qui perché ho potuto scegliere il posto migliore al mondo dove andare a vivere, dove c'è la qualità della vita più alta, perché c'è la fibra e quindi posso. E come l'ho fatto io, lo possono fare tantissime altre persone. Cioè, improvvisamente, la Valtellina può diventare un centro di attrazione tecnologico per il mondo. Il mondo della tecnologia vorrà venire in Valtellina a costruire aziende che crescano a livello mondiale. È un'occasione incredibile che non possiamo perdere.